Allora, noi avremo quattro appuntamenti che li abbiamo chiamati gli appuntamenti della D come Domodossola. Perché? Perché sono le quattro D di quattro parole che riguardano un unico in fondo mondo, che è quello della depurazione. La prima D è quella della disintossicazione, la seconda D è quella della depurazione, la terza D è quella di conseguenza del dimagrire e la quarta B, professor Pierantoni, È quella del drenare. del drenare, perché noi donne mediterranee, specialmente noi donne mediterranee, soffriamo purtroppo di ritenzione idrica. Allora, queste quattro D nascono in realtà da un'idea, devo dire, geniale del professor Corrado Pierantoni, che voi già conoscete perché è stato nostro ospite nelle passate edizioni della Salute Via Mangiando. Ma che ricordo appunto è un endocrinologo, diabetologo, nutrizionista clinico, quindi è un grande conoscitore del corpo umano in tutti i suoi meandri e del concetto quindi del come aiutare questo nostro sistema endocrino attraverso i cibi che ogni giorno portiamo sulle nostre tavole. Ma non per ultimo è anche l'autore della dieta che è contenuta in questo mio libro che si chiama La dieta, la nuova dieta 4 più 1 4 più 1, che tra l'altro sta riscuotendo un enorme successo, come testimoniano tutte le grandi testimonianze affettuose e riconoscenti che ricevo da tutti voi. Professor Pierantoni, allora, in questo metodo 4 più 1 4 più 1 noi partiamo dal concetto della prima puntata, infatti, della disintossicazione. La prossima parlerà della depurazione e vedremo che c'è differenza tra disintossicazione e depurazione. Cosa significa disintossicare un organismo? Ah, è la prima cosa da fare se ci si vuole approcciare ad una dieta, no? E ci ricordiamo che dieta dal greco diaita significa stile di vita, non significa non mangiare. E soprattutto permettiamo, disintossicando, ai nostri pazienti e ai lettori del libro di poter meglio digerire, quindi di poter meglio assorbire, di poter meglio nutrire quello che vive all'interno del nostro corpo. Il nostro praticamente microbiota, perché Brava. noi abbiamo un organo che a sentirlo nominare può sembrare quasi un nemico, dice il microbiota, ma che cos'è? Invece in realtà è un qualcosa contenuto, adesso ce lo facciamo spiegare bene dal professor Pierantoni, contenuto nel nostro intestino e che in realtà è una specie di grande alleato del nostro benessere. Che cos'è questo microbiota o microbioma a seconda di come lo si vuole chiamare? Guarda, a dirla sembra qualcosa. La parolaccia. Sono circa 40.000 milioni di batteri che vivono nel nostro corpo e che servono per aiutarci a vivere meglio, ma soprattutto ad assumere quelli che sono i componenti fondamentali del cibo, quelli che servono proprio per farci vivere bene. Quindi per certi versi il nostro concetto della disintossicazione parte proprio dall'intestino, dal benessere dell'intestino. Parte dall'organo, forse uno dei tre organi più importanti, diciamo, fegato, intestino, stomaco, che sono quelli deputati alla nostra digestione e Sì. quindi al nostro benessere. Allora, disintossicare cosa significa? Prima, diciamo, del concetto del dimagrire, noi dobbiamo entrare nel concetto del Benissimo. disintossicare, perché sembrerebbe, da quello che lei mi dice e sostiene e dichiariamo in questo libro, che in realtà non si perde peso bene, in maniera corretta e sana, se prima noi non puliamo, non disintossichiamo questo nostro organismo, quindi il nostro intestino. È vero È questo? così, Vogliamo spiegarlo il ed è anche motivo? molto semplice perché basta eliminare, almeno per un periodo di tempo, noi l'abbiamo raggruppato in tre fasi di 10 giorni l'uno, eliminare determinati cibi, cioè i cibi che sono definiti alcalogeni, anzi scusami, acidogeni, oppure sono come dire, aerofagici, cioè che portano ad una digestione più lenta, rallentano la Quindi digestione. i cibi che creano acidosi e Acidosi. i cibi che diciamo, richiedono tanto tempo per essere E che quindi possono digeriti e che portarci a gonfiano, gonfiare. esatto, perché anche il gonfiore che spesso può capitare anche alle persone che sono normopeso, Però ecco, se uno si sente gonfio, che cosa significa? Che il nostro organismo ci sta lanciando un messaggio di disagio.
Quindi significa che quell'alimento ci ha creato un malessere, un disagio. Ecco quindi che noi abbiamo una tavola oggi che illustreremo, che è ricca di alimenti che hanno la capacità di disintossicare. Ecco, questo è il primo, quindi il primo passaggio, il primo step. Che cosa stai preparando tu? Che sento io mi sto divertendo. Perché sto facendo una ricetta presa dal libro. Qual era dunque la numero? La crema di... Allora, eccola qua. Dunque, lì in questo lavoro, tra l'altro, sono contenute 60 ricette che sono state create, elaborate da Fabio Campoli a seconda di quelli che erano i consigli del nostro endocrinologo nutrizionista. Tra le varie ricette, alla pagina 119, eccola qua, c'è la crema di carote al forno con estratto al prezzemolo e finocchio. Quindi tu stai preparando questa ricetta. Una crema inusuale di carote, perché intanto ringrazio che mi fate sperimentare cose nuove. Allora, invece di andare a mettere le carote o bollite o in olio, io le ho impacchettate, quindi ho preso la carta di alluminio. Sì. Le mettiamo tagliate a pezzi all'interno col forno a 100 gradi, sì, che già è sufficiente per far sì che l'acqua possa evaporare e cuocerle. Quindi ho fatto dei pacchetti di carote, sì, a 100 gradi ben chiuse, in modo che l'acqua del prodotto rimane dentro. Eccoli qua, quindi le carote le ho cotte al forno. Senza niente, sono pronte già da sole. Fabio è geniale. Quindi tu hai proprio seguito il concetto della disintossicazione. Sì. Poi? E poi, visto che lo voglio trasformare in crema, ma non fare soffritti, fritti, ho preso i finocchi con un po' di prezzemolo aneto, le passo per prenderne il succo, perché quelle adesso sono asciutte. Allora, per dargli sapore e succosità, faccio questo lavoro. Ovviamente poi un prodotto così non lo devo più scaldare a portarlo a bollire. Lo mangiamo caldo, appena caldo. Quindi lo stai passando nell'estrattore? Sì, ovviamente stiamo perdendo le fibre, recupero l'acqua, ci metto un po' di prezzemolo. E un po' di aneto? Sì. L'olio extravergine, volendo, ne abbiamo messo nel libro appena pochissimo, parliamo di cucchiaini che vengono messi direttamente in ultima crudo. In questa crema che poi però si mangerà tiepida, calda? Sì, no? La possiamo mangiare calda, io dico sempre di non farla ribollire, queste adesso le carote sono già calde. Ci metto questo succo, la passo, la posso ripassare in casseruola appena un po', sennò ho tutti i benefici di questo estratto. Quindi appena calda. Perché in realtà con questo sistema si mantiene intatto tutto quello che è il potere. Tutto il potere vitaminico, tutto il potere antiossidante di cui parleremo e soprattutto nutriamo il microbiota buono. Il famoso microbiota che non è una cattiva, come posso dire, compagnia del nostro intestino, anzi è un grande alleato. Allora, appena Fabio ha terminato di fare... Sì, per noi l'olio extravergine, che è anche una doppia funzione, oltre al piacere dell'olio extravergine, ma mescolando con questo acqua e queste l'emulsione, quindi mi diventa ancora più vellutata al palato. Quindi l'olio extravergine a crudo, e a questo punto non ci rimane che scaldarla, mangiarla subito, proprio così. Buona. Ma mi sembri geniale, veramente. Devo mi dire piace. Che riesci a creare delle cose che hanno... Allora, vediamo un attimo... Io certo. Ti direi di guardarla pure te, perché è interessante questa cosa, questa tavola, imparo. Perché la tavola, in realtà, tutti gli alimenti che vedete su questa tavola hanno una logica in questa, diciamo, in questo progetto di disintossicazione. Però c'è un alimento in particolare che, tra l'altro, nel libro ne parlo, sono i 10 superfood, e questo è uno tra i 10 superfood, sarebbero quegli alimenti che veramente sono i protagonisti della disintossicazione, e in questo caso è il kefir. Il kefir, vogliamo dire il perché, professore, ha questi vantaggi il kefir? Beh, il kefir perché è ricco di tutte quelle sostanze di cui parlavamo prima, cioè tutto quello che poteva servire al nostro intestino per, come dire, ripulirsi, mi lasci passare questo termine, è ricco di sostanze sali minerali, è ricco di vitamine, è ricco di tutto quello che può servire per cercare di far sì che il nostro intestino, è come se, figuriamo, va, come se respirasse, gli ripermettiamo di respirare e quindi di essere più recettivo nel selezionare e nell'assorbire le altre sostanze. Io vedo su questa tavola anche molti prodotti che sono in realtà antiossidanti, come ad esempio i frutti di bosco, i mirtilli. Ecco, la funzione degli antiossidanti per la disintossicazione, che nesso logico c'è?
È il nesso logico della vita, cara, perché senza antiossidanti non si vive, non si vive bene. Noi siamo uno scambio continuo tra acqua e ossigeno, e questo ossigeno che arriva nel nostro corpo deve arrivare come ossigeno puro. Purtroppo abbiamo sempre meno possibilità di respirare questo ossigeno puro. Pensiamo al piombo, pensiamo al benzene, pensiamo anche all'overtraining, cioè queste persone che si mettono la tuta, improvvisano. Cioè camminare fa bene, esagerare che fa male. Intossicazione da cibi, e ne potremmo fare 10 di puntate soltanto con quelle. Allora, l'antiossidante che cosa serve? Serve a far sì che questo ossigeno che arriva nel nostro organismo sia ossigeno che può essere subito utilizzato, a differenza dell'ossigeno che viene appunto denaturato in base all'assorbimento di queste sostanze che abbiamo appena detto, quindi smog, inquinamento e tutto il resto. Questo ossigeno perde un elettrone e viene chiamato radicale libero, proprio per questo motivo qua. Famosi radicali liberi. Ecco, perde questo radicale, deve riconquistarlo per riprendere stabilità e per ritornare a essere utile al nostro organismo. E il kefir è uno di quegli alimenti che hanno questa così qualità. Come le more, così come tante altre sostanze, quasi tutte le sostanze vegetali, quelle che Fabio ha messo in quella crema che sta creando, ce ne sono. Vedo anche la curcuma e vedo lo zenzero, sono due grandi alleati anche loro. Anche questi. In realtà poi, ad esempio, quello che io sempre ogni volta voi lo trovate sulla mia tavola, quello delle erbe aromatiche, perché? Perché noi dobbiamo imparare a dare sapore ai nostri cibi in maniera naturale, senza, senza usare troppo sale, perché il sale purtroppo non aiuta tutti questi processi di disintossicazione. Il succo di aloe. Ma è lo stesso discorso. Il succo di aloe, per esempio, tu devi sapere che gli indiani con l'aloe curavano tutto, no? Curavano soprattutto le gastriti, tanto per parlare di una delle malattie. Io quando ho iniziato a lavorare, Rosanna, il mio lavoro era molto più facile, tanti anni fa ormai, perché erano tutti grandi mangioni, per cui bastava fargli mangiare 2,5 piatti di pasta al posto di 3 e dimagrivano tranquillamente. Oggi purtroppo siamo tutti cattivi mangiatori. Vuoi perché ne siamo coscienti o incoscienti, ma mettiamo nel nostro cibo spesso e volentieri, vuoi per fretta, vuoi perché non abbiamo la capacità, vuoi perché... E allora a che cosa servono questi cibi? Questi cibi servono proprio a questo, servono a far sì che queste carenze che vengono da una cattiva nutrizione e che portano poi a una cattiva alimentazione ricca di grassi saturi, perché da qualche parte dobbiamo andare a prendere queste sostanze che ci fanno stare bene, no Fabio? Tutte le sostanze, i neurotrasmettitori benefici, la serotonina, la stessa melatonina per dormire bene, eccetera. E allora come facciamo? Possiamo recuperare, possiamo recuperare con la capacità di queste sostanze. Che lo vediamo per esempio nei semi di lino, lo vediamo nella frutta secca che è ricca di omega 3. La frutta secca una volta era quasi considerata un qualcosa che facesse male, invece veramente è stato scoperto che è fondamentale. L'importante è non esagerare, perché caloricamente, peso, caloricamente. E, per esempio, il pane tostato, questa è una cosa molto importante. Io mangio solo, chi mi segue lo sa, sui social lo sapete voi che la mia colazione è col pane tostato, sempre. Ecco, vogliamo ricordarlo il motivo che abbassa appunto l'indice glicemico? Abbassa l'indice glicemico perché perde l'umidità che è contenuta all'interno del pane, quindi ha un indice glicemico molto più basso, non solo, ma è aumentata in questo modo la doratura del pane, aiuta anche, aumenta la digeribilità di questo. La dieta classica degli atleti, la colazione classica che io faccio fare agli atleti è proprio quella del pane tostato col prosciutto. Proprio perché, quindi è un carboidrato tostato con una proteina, che poi può essere sostituito per chi non mangia carne o pesce, può essere sostituita sia dal kefir che dal formaggio delattosato. Ecco, lei parla di yogurt delattosato e di latte delattosato in questa fase, diciamo così, di disintossicazione. Sì, proprio perché il lattosio è un disaccaride, è uno zucchero fatto di due molecole, che però porta purtroppo ad alcuni ad avere un'intolleranza. L'intolleranza al lattosio è forse l'unica delle due intolleranze che oggi vengono acclarate scientificamente.
si fa come? Andando a fare una prova sul respiro che va a vedere una certa quantità di eliminazione di monossido di carbonio, maggiore o minore, e questa intolleranza al lattosio è facilmente evitabile. Basta eliminare per un periodo di tempo, dare del latte, del lattosato, dei formaggi che hanno le stesse proprietà. Sì, no, non definitivamente, perché poi bisogna riprovare. Quando parliamo di intolleranza e non parliamo di allergia, l'intolleranza vuol dire che può essere, riprovare dopo un periodo di tempo. È inutile che parlo dei vantaggi della frutta e della verdura, perché questi li conoscete. Io vorrei soffermarmi un attimo prima con la grafica, così facciamo vedere la ricetta di Fabio, che è una crema di carote al forno, in realtà è semplicissima, con 600 g di carote, 150 g di finocchio, ciuffi di prezzemolo, 4 cucchiai di olio extravergine, tutto preparato così al naturale. Questa è la ricetta del libro. Si presta bene sicuramente in estate come crema fredda, così non stressiamo neanche la nostra estratto. E adesso mi sta venendo... Allora, questa l'ho frullata. Sì. Intanto un prodotto così... Secondo me appaga, perché è piacevole da mangiare a cucchiaiate. Specialmente la sera. Io ho lasciato qualche carota ancora, sì, qualche erbetta. Poi stavo pensando così nel mio gusto che un po' di qualcosa di acido sopra. Sto prendendo il kefir. Invece di metterci altri grassi, sto pensando, non c'è nella grafica, però penso che mangiandolo anche così... Con un po' di kefir sopra. Kefir, sì. Ecco, mi chiedete in tanti, ma dove lo troviamo il kefir? In tutti i supermercati. In tutti i supermercati, il kefir ormai si trova ovunque. Ecco qua. E pensate che è conosciuto dall'epoca di Marco Polo, quando una volta si chiamava, aveva un nome che non era proprio kefir, ma era già all'epoca conosciuto. Non ero ancora nato, non ti so dire com'è, non ero ancora nato a quell'epoca. No, nemmeno io, però l'ho letto e sono rimasta stupita, perché ho detto in fondo non stiamo inventando niente, ogni cosa ha una sua logica, come la curcuma e lo zenzero, sì. Oggi ne parliamo tanto. Ma hanno dato veramente la salute agli indiani e a tanti popoli da secoli. Allora, grazie. Sì, Fabio. Volevo dire qual era la mia eroina, ecco perché. Io la ci metterei due crostini di pane tostato, però non va bene. guarda che te lo stavo dicendo, perché non va bene? Se tu ce ne metti la giusta dose può andare bene. La giusta dose significa pochi grammi. Grazie Fabio, grazie al professor Pierantoni.